oggi ti porto nel mio pomeriggio di lavoro. Ci dedicheremo a un solo appartamento. Abbiamo infatti organizzato 7 visite all'interno di una casa che stiamo gestendo per essere affittata. Abbiamo ricevuto centinaia di richieste tramite mail, social, portali immobiliari e all'interno del nostro ufficio e abbiamo selezionato 7 persone referenziate e valide per prendere in considerazione questo immobile. Speriamo di aver fatto la scelta giusta e intanto incominciamo questo pomeriggio. Imposto il navigatore e si parte. Per fortuna oggi non c'è particolarmente traffico e voglio arrivare assolutamente prima dei nostri clienti per poter preparare l'immobile. Infatti, una volta aperta la porta d'ingresso, vado ad aprire tutte le finestre per far arreggiare i locali e apro anche le persiane per far entrare la luce naturale. Oggi non c'è una giornata particolarmente soleggiata e quindi decido di accendere anche le luci artificiali, visto che in questo caso la corrente è ancora collegata. Ho già preparato anche l'elenco delle persone che verrà in visita e i prospetti spesa. Il proprietario mi ha aiutato con l'home staging per presentare al meglio l'immobile. Le porte le lascio socchiuse per incuriosire. Ma ora basta chiacchiere perché il primo cliente è già arrivato, vado ad accoglierlo. Il primo appuntamento è stato fatto, la persona che si è presentata era estremamente grintosa e decisa a tutti i costi ad avere questo appartamento. Attendiamo i suoi documenti, intanto proseguiamo le nostre visite. Il secondo appuntamento particolare è stato fatto, si tratta in questo caso di un nucleo familiare, non erano stati chiarissimi nell'esposizione e nella presentazione iniziale perché non avevano specificato la necessità di una permanenza piuttosto breve e in questo caso abbiamo previsto un contratto a medio-lungo termine, con possibilità di disdetto ovviamente, ma se la necessità è quella di pochi mesi effettivamente difficilmente si andrà a buon fine, ma vedremo comunque le loro referenze se sono interessate all'appartamento e valuteremo col proprietario anche questa possibilità. Il consiglio è sempre quello di dare il più possibile le informazioni complete e corrette al momento della presentazione. Il terzo appuntamento è andato a buon fine, le persone sembrano molto interessate, in questo caso si trattava di una coppia, i requisiti sembrano esserci sia per loro che per le richieste del proprietario e quindi attendiamo anche la loro documentazione. Anche il quarto appuntamento era una coppia. Sembrano molto interessati e si spostano per motivazioni di lavoro. L'appartamento è piaciuto molto. Le referenze in questo caso sono molto convinto che possano essere ideali, quindi attendiamo anche la loro documentazione, ma intanto proseguiamo le nostre visite. Però questa visita è stata particolarmente interessante. Quinto appuntamento è andato a buon fine. La persona in questo caso che si è presentata arrivava da un canale di ricerca diverso rispetto ai nostri standard previsti, quindi dagli annunci e quant'altro. Ci è stato suggerito sostanzialmente dal proprietario in quanto aveva questo contatto diretto. Effettivamente non rientra nel target che noi stiamo prevedendo per questo appartamento purtroppo e quindi dovremo proseguire le nostre visite e attendere la documentazione delle persone che sono interessate e che sappiamo avere comunque molta possibilità e potenziale per arrivare al raggiungimento. Appuntamento numero 6 concluso. La persona sembrerebbe parzialmente interessata perché non è convinta sulla parte esterna dell'appartamento, quindi sul contesto. Ci penserà un pochino. Speriamo che abbia il tempo nel caso per potersi proporre, visto che gli appuntamenti stanno andando in generale molto bene e sicuramente qualcuno delle persone che è venuto in visita procederà con una proposta effettiva. Ma ci attende l'ultimo appuntamento. Settimo e ultimo appuntamento per questo appartamento. L'appuntamento è andato bene, le persone sono interessate, sono in una fase iniziale di lavoro e questo potrebbe presentare rispetto agli altri una debolezza da questo punto di vista. Ciò non toglie che sono sicuramente delle persone assolutamente valide anche a livello di referenza e questo ci porterà a pensare di valutarli per altre soluzioni abitative. Perché su questo appartamento le prime persone che sono venute in visita presentavano comunque una buona situazione di partenza. A questo punto rimaniamo in attesa della loro documentazione, sceglieremo la persona più vicina alle aspettative del proprietario per poter procedere con una proposta effettiva. Io per il momento ho finito la mia giornata di appuntamenti in questa casa e quindi procedo alla chiusura. Ci vediamo al nostro prossimo appuntamento. Solo fitti, affittare con sicurezza.